Interrogarmi su quello che stiamo facendo, non soltanto abbiamo fatto tempa rossa, ma mi possono interrogare su tutto il resto. La Napoli-Bari che era ferma, l'abbiamo sbloccata. Sì, mi vogliono interrogare, sono qua, anche oggi pomeriggio. Allora c'è anche questo elemento della sfida ai magistrati, certo. No? A dire io mi assumo la responsabilità, allora se c'è una responsabilità io sono qua. La prima responsabilità che si dovrebbe assumere sono le immediate dimissioni, perché sì, certo. È chiaro che il favore al compagno dell'ex ministra Guidi non era condotto soltanto da essa stessa, dalla ministra stessa, ma c'era comunque una convergenza della volontà dell'attuale ministro Boschi e dello stesso premier. Tanto è vero che innanzitutto perché la notte in cui, grazie all'intervento del Movimento 5 Stelle in Commissione Ambiente, c'era già presente il capo del legislativo della ministra Boschi, che poi è stato dichiarato inammissibile quell'emendamento in quel contesto. Ricordiamolo, questo è un emendamento che, grazie ad un favore, fa in modo che il compagno dell'ex ministra Guidi possa accedere ad un appalto che fa guadagnare 2,5 milioni di euro. Quindi mentre i cittadini in Italia vengono travolti dal fango e dalle calamità naturali, il governo, il ministro Boschi e il presidente Renzi pensano di sbloccare l'Italia attraverso lo sblocco ai favori degli amici degli amici. Se questo è il concetto di paese, il governo deve immediatamente andare a casa. D'altronde questo non lo abbiamo visto fare soltanto in questo contesto, dove, ripeto, c'è la compartecipazione, la corresponsabilità, anche perché ricordiamolo che l'ha detto lo stesso ministro Boschi, ha firmato il maxi emendamento. E allora queste firme che ci stanno a fare? Se sono firme inutili risparmiamo i soldi dei ministri, tanto per dire. E, aspetti, quindi, su questo primo punto voglio sentire anche la Fusani. Come dicevo, fai un attimo, sì, grazie, perché questo lo abbiamo visto anche fare nel caso del decreto salva banche. Quindi è un governo che continuamente avvantaggia le lobby, in questo caso dei petrolieri, in quell'altro caso dei banchieri. Cioè lei sta con Emiliano, il governo Renzi è vittima delle lobby. Io sono con il Movimento 5 Stelle, che è l'unica forza politica libera. Stamattina non le sarà sfuggito che Emiliano ha fatto una lunga intervista in cui insiste su questo punto. Evidentemente si stanno ravvedendo molte persone e molti italiani. Fusani. Noi tramite interventi in aula, forse chi mi ha preceduto non è al corrente, avevamo denunciato il conflitto di interessi in merito, quindi evidentemente o la maggioranza aveva le orecchie tappate. Quando oppure ha deciso, durante la votazione anche della stessa legge di stabilità nottetempo, quindi se volevano evitare di votarlo tranquillamente potevano farlo. Ma perché? Potevano accorgersene in funzione durante delle nostre interventi, prima in Commissione Ambiente, poi l'hanno ritirato, poi l'hanno rimesso in ordine. Ricordiamo che questo che io veramente è divertente il fatto di dire in Italia si deve abbattere la burocrazia, sempre per gli amici degli amici, sempre per la multinazionale Total, quando si va a chiedere alle piccole e medie imprese che ad oggi ancora impiegano 45 giorni l'anno soltanto per gli oneri burocratici e di quelle, tranne il Movimento 5 Stelle che dà indietro i soldi e ne fa nascere altre, nessuno si occupa. Beh, allora quelle così. Possono andare. Basta letteratura, alcuni così. Di noi ne scrissero, ma un giorno in tu magari. Io sto parlando degli c'è questa mania dell'era attuale, che sì, il nostro è il primo governo che lo fa, il nostro è il primo partito che lo dice, io sono il primo che mi mettono la mattina, attimo, se non faccio tutti i capelli. Però sicuramente non c'è senso. Tra i primati ne vantiamo uno, ce ne fosse uno che restituisce indietro i soldi come lo facciamo noi tutti i mesi, e che vanno in un fondo per la nascita delle piccole e medie imprese. Se ne trova un altro mi dice che io qui sto dicendo una cosa non vera. Io ancora non ne ho trovato uno. Parenti, Fusani, ero partita dai parenti. Non c'è lo sblocco della burocrazia. Allora, voglio recuperare i numeri, perché poi i numeri hanno la testa dura, no? L'ultimo rapporto ENI riporta che i lucani impiegati negli impianti per l'estrazione non sono più di 208. La Total calcola che per terminare gli impianti darà lavoro a 300 persone per 24 mesi. E poi? Intanto bisogna dire che investire nel fossile e non nelle energie alternative significa devastare i territori, consumare il suolo e non dare futuro alle popolazioni che continuano a fuggire. La Basilicata avrebbe bisogno, come tutto il Sud Italia, di investire sul suo vero oro, che è sempre quello promesso e propagandato, il turismo, l'enogastronomia, e poi puntualmente il Sud stesso si vede preda scrisso un libro che preda, volevi, preda, e purtroppo
ad oggi dobbiamo ancora rilevare. Sarà loro, però non ha reso. Perché non ci sono stati investimenti adeguati. Forse questa colpa serve anche avere un po' di soldi in più. Fossile, senza io ricordo che le regioni hanno il 30% di royalty su questa cosa, che dovrebbero tornare. Il tema è anche che, per esempio, in Puglia, dove vogliono andare a portare l'oleodotto, i soldi non ne arriverebbero. Ma infatti, e quello è uno dei temi che solleva Emiliano, no? Cioè, almeno mettiamoci d'accordo con i cittadini. Alla fine la ricchezza se vengo e ti creo problemi, almeno viene drenata nel mare. Giusto, ma vale per quello come per gli inceneritori, come per gli smaltimenti. Un miliardo investito nelle energie fossili trova uno sbocco per 1.500.000 posti di lavoro. Per lo stesso miliardo investito nelle energie alternative, rinnovabili ed ecosostenibili, 17.000 posti di lavoro si producono. Quindi questo significa. Ma sono sovvenzionati. Ma che cosa stiamo dicendo? Ma perché in questo momento non c'è un piano energetico serio nazionale, quindi è ovvio che sì. Ma noi abbiamo un referendum, noi abbiamo ancora un referendum in ballo il 17 aprile, che mi auguro a questo punto che vadano a votare in massa, che addirittura ancora chiede se le nostre coste debbano continuare ad essere martoriate e trivellate nell'era delle energie alternative e in un momento in cui non abbiamo ancora un piano energetico nazionale. Pensa che l'energia fossile possa garantire il futuro per sempre alle popolazioni? Dobbiamo iniziare un piano energetico. È altamente inquinante. Iniziamo un piano energetico, non lo cominceremo qui oggi. Questo è il vero tema. Vi prego di parlare una alla volta, anzi di non parlare affatto adesso, perché parla Orsinger. Prego Orsinger. Di che paese stiamo parlando? Di un paese in cui adesso inizia un'inchiesta, Trivellopoli, che richiama perfettamente l'inchiesta della Prima Repubblica, Tangentopoli. Questi sono i prodromi di quello che sarà. E il governo Renzi e i suoi ministri principali, tra cui ribadisco il ministro Boschi, perché si parlava di conflitto di interesse, che questo governo addirittura dovrebbe fare una legge sui conflitti di interesse. Ma se noi abbiamo il padre del ministro Boschi, che ha gestito una banca, la Banca Etruria, che poi è fallita, e ci sono stati anche morti, purtroppo, persone che hanno perso tutti i loro risparmi per una truffa, e il ministro è ancora lì, la gente è per strada, disperata, allora come può fare questo governo gli interessi dei cittadini e non delle lobby dei banchieri? Però mi perdoni, siccome la mozione di sfiducia al ministro Boschi c'è già stata in quella circostanza ed è andata come è andata, adesso quali aspettative avete? Perché dovrebbe riuscire una mozione di sfiducia al governo? Perché poi dobbiamo essere pratici, cioè la fate a prescindere perché è questione di segnali, oppure la fate perché avete una possibilità di avere un obiettivo, di raggiungere l'obiettivo? Innanzitutto noi la facciamo perché noi facciamo fino in fondo il nostro lavoro di opposizione. Fortunatamente siamo ancora in una Repubblica democratica. E quindi manda un segnale politico. Manda un segnale e tante volte va in poco. Guardi, io sono stata espulsa, la prossima settimana non posso andare in Parlamento perché ho difeso la casa degli italiani dall'assalto delle banche. Dopo 7 mesi, grazie ad un decreto legislativo che stava passando in Commissione Finanze, le banche, anche per un semplice ritardo di 7 volte non consecutive, potevano prendere la casa ampiamente raccontato. Proprietà ed è stato modificato, no? Noi facciamo il nostro dovere fino in fondo, presenteremo anche questa volta la nostra mozione di sfiducia e il governo si aggrapperà probabilmente ancora una volta a Verdini e si uscirà veramente allo scoperto di chi vuole realmente far cadere il governo Renzi e chi invece vuole tenerlo lì. Però diciamo è un film che abbiamo già visto.